Sukkot, che in ebraico significa capanne, indica una festa che dura 7 giorni, e ricorda il periodo che gli ebrei trascorsero nel deserto, vivendo in abitazioni provvisorie dopo la fuga dall'Egitto. La tradizione ebraica prevede che queste capanne vengano edificate all'aperto, abbiano 4 mura, e una copertura fatta di rami intrecciati, tra i quali si possa scorgere il cielo. In queste dimore si deve soggiornare, o almeno consumare un pasto al giorno, per 7 giorni, a partire dal 15 del mese di Tishri. Come è facilmente comprensibile, la preparazione delle capanne ha da sempre rappresentato un'occasione felice per le famiglie ebraiche, che insieme raccolgono i materiali per la sua edificazione, e scelgono con cura la frutta di stagione per decorarla. Sukkot è anche chiamato Chag HaSif, ossia festa del raccolto. Nei tempi antichi di Israele, era il momento a lungo atteso alla fine della stagione agricola. Tutti lo festeggiavano con grande gioia, ricchi e poveri, uomini e donne, operai e proprietari terrieri. Molto bello il passo del libro del Deuteronomio, che si riferisce a questa festa: celebrerai la festa delle capanne per 7 giorni, quando raccoglierai il prodotto della tua aia e del tuo tino. Gioirai in questa tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che saranno dentro le tue città. Celebrerai la festa per 7 giorni per il Signore tuo Dio, nel luogo che avrà scelto il Signore, perché il Signore tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo raccolto, e in tutto il lavoro delle tue mani, e tu sarai felice. Proprio questo riferimento alla natura, ci spiega la scelta di abbellire le capanne con 4 specie di piante presenti in Israele: il cedro, la palma, il mirto e il salice. Durante la preghiera mattutina nei giorni di Sukkot, i rami di queste 4 piante sono legati insieme in un fascio dal nome Lulav, che significa ramo di palma, e vengono agitati verso i 4 punti cardinali, verso il cielo e la terra. All'epoca del Grande Tempio a Gerusalemme, grandiose feste popolari venivano organizzate nei cortili del Tempio, dove folle di pellegrini agitavano i loro lulav. Gerusalemme era splendidamente illuminata da grandi lampade, e i gruppi si incrociavano, e cantavano salmi accompagnati dal suono di cembali e arpe. Il 7° giorno di Sukkot è indicato con il nome di Hoshana Rabbah, che significa «grande osanna», ossia «grande supplica», che deriva dalla recitazione delle invocazioni di Osanna, aiuto e salvezza. Le preghiere vengono pronunciate mentre si compiono 7 giri all'interno della sinagoga, tenendo in mano il lulav. La cerimonia prevede anche che, prima della preghiera, 7 rotoli della Torah vengano portati sull'altare, e a conclusione di ogni giro, siano riportati uno alla volta all'interno dell'arca che li custodisce. Al termine delle preghiere, tutti i fedeli battono a terra, per 5 volte, i rami di salice detti Oshanoth, facendo cadere la maggior parte delle foglie, segno del perdono che il Signore ha accordato.